Bene, amici di motori a 360 gradi, sostituisco il mio amico dalle moto. Cosa devo dire? Le ferie sono finite, però partiamo con la puntata di motori a 360 gradi su Auto e Moto TV, Sky 228 e su Eli TV e sul 118 del digitale terrestre. La settimana, mentre io mi rilassavo, il mio amico Paolo Mori ha fatto il giornalista e ha presentato una bellissima realtà, una realtà che è a confine tra Mantova, Castiglione delle Stiviere, Brescia, e è una realtà concreta. Allora, Paolo, fare giornalista non è facile. Non è facile, infatti, però l'ho fatto volentieri perché comunque ho presentato un'azienda di amici in cui c'è una collaborazione lavorativa, c'è un rapporto di amicizia, c'è una passione che abbiamo entrambi, che è la passione dell'auto d'epoca. Sono proprietari di una bellissima Mariani Colombo che ha partecipato alla Mille Miglia nel 2017 e ha partecipato alla Mille Miglia anche quest'anno. Un ottimo rapporto di amicizia che stiamo coltivando da anni. Vuoi presentare l'ospite? Abbiamo qui a fianco a noi Massimo Mazzoni, che è uno dei titolari della scuderia, una bellissima concessionaria che tratta automobili nuove, usate, soprattutto di un segmento molto alto, e alcune auto d'epoca che collezionano. E non solo. Massimo, c'è stata nella serata una presentazione anche di un giovane, 15 anni, fortunato lui, sì. Jacopo Guidetti, che guiderà e ha guidato... Sta guidando questa Audi RS3 e nel gruppo LSM, e praticamente si sta anche difendendo veramente molto bene. Ecco, la tua concessionaria, scuderia SRL, 10 anni. Sì, abbiamo festeggiato i 10 anni. Sì. 10 anni su un territorio non è facile. No, non è facile, anche perché noi veniamo da un settore completamente diverso, dove avevamo le autovetture, diciamo, le medio-piccole e tutto il resto, e ci siamo da 10 anni dedicati a questo tipo di autovetture, medio-alte, un po' con dei buoni risultati. Insomma. Un made in Italy, Ferrari? Ma no, abbiamo delle Ferrari, abbiamo delle Maserati, abbiamo delle Porsche, abbiamo un po' di tutto, insomma, ecco. Di questo tipo di auto. Una serata che è stata impegnata anche per raccogliere quanto voi avete seminato in questi 10 anni. Sì, effettivamente sì, abbiamo avuto veramente i nostri clienti, che sono venuti veramente molto numerosi. Bene, con Paolo Mori noi andiamo a vedere con Mario Del Bono quello che è stata la serata, una serata all'insegna della felicità, perché ragazzi, guidare queste vetture ti dà adrenalina vera, ti dà adrenalina pura e ti fa gustare quant'è l'essenza di queste vetture, il servizio. Persino l'overture del Guglielmo Pell, ma quello che ha detto non è vero.
Nel senso che io collaboro con Mille Miglia da tanti anni, forse troppi, perché quest'anno era la mia 34esima, ma faccio parte di una squadra, perché la Mille Miglia da soli, forse l'ha fatta a Castagneto molti anni fa, ma oggi è un lavoro davvero d'equipe. Comunque, battute e scherzi a parte, io sono qui solo stasera per augurare una grossissima bocca al lupo agli amici Bruno e Massimo che stasera ci ospitano. E poi io devo dire che amo molto questo connubio, come lo chiama qualcuno, di sacro e profano, cioè vedere le RS con le barchette degli anni 50 a me piace molto, perché la mia passione comunque, anche se mi arriva una multa alla settimana, è la velocità. Anche se la Mille Miglia ha come protagoniste anche le automobili degli anni 20, degli anni 30, ma a me in particolare piacciono le sport, e questo mi sembra un luogo molto 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 sportivo, il che significa che alle spalle c'è molta molta passione. Lo chiedo a voi. Vabbè, è vero, innanzitutto negare che tu non sei la punta di diamante delle Mille Miglia è difficile, perciò do ragione allo speaker che ti ha presentato in quanto uomo di spessore delle Mille Miglia. Detto ciò, sì, Scuderia è una piccola aziendina che nasce da una passione per le automobili a 360 gradi, e unisce il passato, perché ci coccoliamo anche un po' di auto d'epoca, poi quando possiamo partecipiamo anche alle Mille Miglia, e però compriamo e vendiamo vetture anche moderne, perciò magari di anche belle, vedo. Sì, insomma, sì, anche belle, sì. Ok. Beh, non mi sembra di vedere, senza offesa per i proprietari delle 500, nessuna 500 in giro. No, le abbiamo anche la, guarda, quella è una 500. Ah, no, ma quella d'epoca. Ah, beh, no, chiaro, nuova, certo. No, quella nuova. Forse al limite una Clio, ma una 500. Vabbè, con la Clio ci starebbe. La Clio potrebbe. Bene. A parte che adesso forse si sposano, quindi. Questo matrimonio sa da fare, mi sa. Dovranno modificare alcune cosette importanti che a noi non sfioreranno, ma comunque si farà, mi sa. Sì, è possibile. Così magari ci tirano su ancora anche l'Alfa Romeo e la Lancia, che l'hanno lasciate un po' cadere. Un grosso gruppo così sicuramente non può che far bene a tutti i loro componenti. È stata un'esperienza fantastica, dove ci ha dato delle grosse soddisfazioni. Grosse. Beh, allora chiedo io a tutti e due, qual è stata la cosa che vi è piaciuta di più di tutta la Mille Miglia? Sicuramente l'entrata nella piazza Siena è stata forse l'unica che ci ha veramente appassionato. Devo dire che chi l'ha fatta quest'anno è stato fortunato, perché non so se riusciremo a ripetere questo episodio, che è stato una cosa a cui noi puntavamo da anni. Ma come sempre a Siena, come in tutti gli altri centri, anche a Castiglione, dipende dal sindaco del momento. Cioè, noi presentiamo richieste, facciamo proposte, poi qualcuno le accoglie. Addirittura pensate che con le elezioni che cambiano le amministrazioni, dove l'anno scorso ci accoglievano a braccia aperte, magari quest'anno ci hanno messo in multa nuova. Quindi cambia necessariamente l'accoglienza, perché i comuni che accolgono la Mille Miglia, il passaggio della Mille Miglia, quest'anno hanno 224, e quindi come potete immaginare c'è di tutto. Per cui magari l'anno prossimo, se c'è ancora questo sindaco, ci torniamo. Perché oltre al passaggio in piazza c'è stato anche il pranzo nel palazzo comunale, che una cosa assolutamente fuori dall'ordinario. Io mi permetto di aggiungere che tutto ciò che si vede in quei 4 giorni di Mille Miglia è un qualcosa di veramente unico ed eccezionale. Ma quella piazza in quel momento così piena di storie dell'automobile e quant'altro è veramente una cosa da brivido. Quando siamo partiti 2 anni fa era bellissimo passarci, quest'anno che ci siamo fermati è stata una cosa impagabile, insuperabile. Bene, però, visto che siamo qua a Castiglione, annunciamo anche che un po' di auto belle le faremo vedere anche il 19 e il 20 ottobre con la Coppa Mazzotti. Passeremo proprio qui davanti con la collaborazione di tutti e 4 noi che ci vedete, più altri amici ovviamente. Quindi prossimo appuntamento prima della Mille Miglia per la Coppa Franco Mazzotti, che ricordiamolo fu colui che inventò la Mille Miglia, la finanziò nella prima edizione. Pensate che il bilancio della prima edizione c'è
a sinistra l'elenco dei costi, come si faceva la partita doppia una volta, e a destra a pareggio Conte Franco Mazzotti, quindi pagò completamente tutto lui, per però cui... creò un qualcosa che a distanza di 100 anni, no, quanti? 90? 90... 91? 92, 92. E lui, tra altre cose, è morto nel 42, abbattuto col suo aereo durante un'operazione militare, e anche il Club Mille Miglia è stato fondato nel suo nome, perché si chiama Club Mille Miglia Franco Mazzotti, e quest'anno peraltro compirà 70 anni perché è stato fondato nel 49, quindi a novembre, nel giorno in cui morì Mazzotti in guerra, fu fondato il 14 novembre, e noi il 14 novembre di quest'anno celebreremo i 70 anni del club e i 77 dalla sua scomparsa. Grazie a voi, in bocca al lupo a tutti. Amici di Motori, buonasera, siamo qui alla scuderia di Castiglione. Oltre che alle automobili nuove, la passione delle macchine d'epoca, abbiamo anche le macchine da corsa. Abbiamo qui Jacopo Guidetti. Ciao a tutti, buonasera, siamo qui in questa bellissima serata, ospitati da scuderia, e è davvero bella, una bellissima serata. Perché la passione delle macchine da corsa, la passione delle corse? Sì, io ho iniziato all'età di 4 anni con i kart, grazie alla passione tramandata dai miei genitori e dai miei nonni, e man mano passare con gli anni sono passato dal kart al Formula, e dal Formula quest'anno a questa bellissima auto che è un Audi RS3 competitivissima e va davvero forte. Il rapporto che esiste tra te e scuderia? Sì, è nato 2 anni fa quando ho cominciato a correre col Formula, e abbiamo vinto subito il campionato italiano, ed è veramente grazie anche a loro che mi danno l'opportunità di seguire i miei sogni e di provare a sfondare in questo bellissimo mondo del motorsport, e devo un grandissimo grazie, perché mi danno veramente l'opportunità di fare ciò che mi piace, ciò che amo, e che dire, grazie mille a Scuderia per questa serata e per l'aiuto che mi dà per le mie stagioni sportive. Grazie a Scuderia, grazie a Jacopo e buon anno di corsa, grazie. Grazie mille a tutti, buona serata.
Quando inizia il tuo futuro? Quando inizi a immaginare e a progettare la vita che desideri? Immagina strade nuove da percorrere in tranquillità con chi vuoi e come vuoi. Immagina uno stile di vita migliore, giorno dopo giorno. Immagina la sicurezza e la serenità della tua casa e della tua famiglia. Puoi arrivare dove vuoi, con un grande partner italiano, sempre al tuo fianco. Generali, il futuro inizia prima. Sogni, avventure, emozioni. Le cose più belle non sono fatte per essere comprate, l'auto perfetta per viverle. Neppure. Scegli YBuy per guidare una BMW X1, anche senza acquistarla. Da 199 euro al mese, TAN 380, TAEG 583. Dettagli su bmw.it e in concessionaria. Massimo, voi avete seminato e però il raccolto adesso deve venire, perché gli appassionati di vetture sanno che a Castiglione delle Stiviere hanno un punto di riferimento, grazie anche all'amicizia che si lega con Paolo Mori, di questo vostro lavoro, di questa vostra passione. Sì, in effetti negli ultimi anni, oltre diciamo al settore di auto commerciali, abbiamo aggiunto anche per passione e tutto anche auto storiche, e abbiamo dei pezzi veramente molto 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 belli, e dove prendiamo le autovetture, le restauriamo proprio dalla A alla Z e pronte per essere poi vendute. Quindi Paolo, i nostri amici li abbiamo visti al passaggio a Montichiari, tra l'altro tu Massimo sei stato uno dei protagonisti di questa edizione 2019 a Mille Miglia. Sì, sono passati proprio nel mio paese, perciò sono stato proprio... Lo potevi non mancare. Non poteva mancare questa Abbiamo Mille Miglia. Abbiamo fatto di tutto per poter arrivare a Brescia, ma comunque prima a Montichiari, insomma. Ecco. Bene, noi ringraziamo Paolo Mori e Massimo Mazzone di essere intervenuti, perché il servizio che avete visto vi ha fatto e vi ha spiegato qual è la scuderia SRL a Castiglione delle Stiviere, quindi qualsiasi soddisfazione che volete provare per guidare queste bellissime vetture, avete un punto di riferimento. 2 secondi di pubblicità. Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine. Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte. Per chi ha tutto sotto controllo e vive di grandi emozioni. Per chi ha trovato la sua strada e ora sa come divertirsi. Nuova Suzuki Vitara, Drive for Fun. Tua da 17.900 euro con tutto di serie. Suzuki. Ogni giorno hai davanti tante strade. Puoi accontentarti di essere uno tra tanti e far decidere sempre a qualcun altro. Oppure puoi scegliere tu dove andare, senza guardarti mai indietro. Vivi la città a modo tuo, con la nuova gamma Renault Capture Sport Edition. Hai tutto di serie. Con Honda HR-V prende vita la vita. Grazie agli efficienti motori 1.5 benzina e 1.6 diesel da 120 cavalli, la guida è accattivante e il sistema Start and Stop permette di ridurre ulteriormente le emissioni. Le linee fluide di un coupé e la versatilità di un SUV si incontrano nel design unico di questo crossover. Nuovo Honda HR-V, il crossover più venduto al mondo. Scopri le novità Honda da FG Honda Automobili, a Brescia, in via Dalmazia 7.
prima di presentare il prossimo ospite volevo togliermi un sassolino. Gian Domenico Basso ha vinto al Rally della Sardegna, fondamento del campionato italiano che era in concomitanza con il campionato mondiale. Basso vuol dire DP Autosport. La settimana scorsa, anzi 15 giorni fa, prima che io partissi, ci fu presente Alessandro Pedrocchi della P Autosport. E abbiamo portato fortuna. Gian Domenico Basso, con la vittoria in Sardegna, è in testa al campionato italiano Rally. È una grande soddisfazione perché Gian Domenico Basso è sponsorizzato, tra virgolette, dal Museo Mille Miglia. Noi siamo nella casa, come disse Attilio Camozzi, la casa dei bresciani, e una realtà bresciana ha dimostrato ancora una volta di essere vincitore contro le squadre ufficiali, contro squadre ufficiali come la Citroën e altre squadre. Questo è per noi è un motivo di vanto. Nella settimana che sarei dovuto essere in Sardegna è arrivato anche un altro importante appuntamento, la scalata Colle Santo Eusebio, che sarebbe dovuto svolgersi sabato 15 e domenica 16. Purtroppo questo non è avvenuto. E qui per parlarne di questa bellissima manifestazione un amico, Robby Fad, uno degli organizzatori, perché con Robby c'è tutta una serie di amici che hanno voluto fortemente questo appuntamento. Adesso noi non vogliamo entrare in polemica, assolutamente, è lungi da noi questo discorso, però era giusto far sentire da chi da gennaio del 2019 ha lavorato per questa manifestazione, sapere il perché di questa gara non è avvenuta. Cosa è successo, Robby? Allora, Attilio, innanzitutto ti ringrazio dello spazio che mi concedi, perché fondamentalmente noi vogliamo ringraziare prima di tutto le amministrazioni locali, il Comune di Nave di Caino, la provincia di Brescia, l'ACI Sport Roma e l'ACI Brescia, che ci avevano supportato nell'organizzazione di questa manifestazione e ci avevano creduto, tutta la popolazione che realmente attendeva questa rievocazione, perché come tu sai è una delle manifestazioni storiche che venivano fatte sul territorio bresciano, vinte da nomi storici, Marsilio Pam, Pasotti, Mario Casoni, che era presente, sarebbe stato presente con una GT40. Quindi era un'occasione di far rivedere dei pezzi, diciamo, unici, perché ti dico solo che dei 110 iscritti avevamo oltre 50 tra formule, sport e prototipi che avrebbero fatto rivivere quella che era gli albori e la bellezza di queste macchine che difficilmente vedi circolare, perché ovviamente sono macchine da corsa. E che danno lustro al territorio bresciano. Assolutamente sì, perché aiutano anche l'avvicinarsi allo sport dei motori, ancor più che altre manifestazioni, così come fanno altre manifestazioni, alimentano la passione, ed è quello che ci ha mosso in questi 6-7 mesi che assieme a Emilio Comelli, che tu ovviamente conosci, è un grande amico. Grande personaggio. Un grande personaggio realmente che, nonostante, ripeto, io dico l'età perché è quello che io considero un padre putativo realmente, e ci ha dato una spinta ancor più a me, a Gianni Polo, a Tiziano Romano, che erano i quattro che hanno un po' mosso tutte le fila, ed era lui che ci dava lo stimolo, e per noi era un grande orgoglio avere un personaggio al nostro fianco così. Quindi per noi è stato realmente un fulmine a ciel sereno ciò che è accaduto, perché non ce l'aspettavamo. Sai, poi ricevere la notizia il martedì, a 3 giorni dalla manifestazione, con 110 iscritti da avvisare tutti, con stranieri. Sì, una decina di stranieri erano arrivati dall'Inghilterra, dall'Olanda, dalla Germania, dalla Svizzera. È stato veramente un colpo al cuore, perché non ce l'aspettavamo. D'altronde, sai, i problemi possono nascere, ci mancherebbe. La sicurezza era stata per noi posta al primo punto di gradino, perché capivamo che una parata non è una manifestazione agonistica, era realmente una passeggiata. Nelle 3 risalite i partecipanti avrebbero realmente potuto passeggiare senza problemi di cronometro, in libertà.
Quindi questa tranquillità dava tranquillità anche a noi, perché tutti i 100 partecipanti, persone tra virgolette che avevano capito lo spirito, ci hanno dato una grossissima solidarietà, e questo devo essere sincero, così come la popolazione di Nave di Caino, che ringraziamo ancora, aspettava realmente su tutto il percorso, sui 9 chilometri del percorso, aspettava la manifestazione, e è stato veramente un colpo al cuore, perché pretendere che le macchine da corsa potessero essere revisionate, assicurate e targate è un controsenso, perché realmente non puoi chiudere alla circolazione per questioni di sicurezza, così come noi avevamo impostato un discorso di sicurezza con 14 chicane per rallentare il passaggio in centro a Caino, che è ovviamente un centro abitato con grande tranquillità. La festa, perché questa doveva essere, il non poterla fare a 3 giorni, immaginati che tipo di disguido ha potuto portare. Tra l'altro anche un disguido, magari voglio essere anche venale, voi come organizzatori avete dovuto ritornare l'iscrizione a questi equipaggi, avete dovuto supportare e sopportare tra virgolette anche delle problematiche organizzative per far capire agli inglesi che erano venuti, a altri piloti stranieri, che purtroppo i regolamenti in Italia sono questi. Sai, anche quello è stato difficile farlo capire, perché quando gli abbiamo spiegato che era stato fatto un regolamento ad hoc per le parate, perché AC Roma, devo essere sincero, è stata al nostro fianco, così come AC Brescia, supportandoci in quello che era un regolamento di parata, chiamiamolo, perché è giusto che ci sia una regolamentazione anche di queste manifestazioni, per evitare che proliferino manifestazioni che fanno male al motorismo. Deve essere tutte le manifestazioni devono rientrare in qualcosa di organico ed organizzato. E quindi la grossa mano che c'era stata data era proprio quello, creare un regolamento di parata dove all'interno della parata si potesse realmente mantenere il puro divertimento. Quindi è stato quello un po' che ci ha destabilizzato. Ripeto, adesso gli enti si sono mossi, vedremo se nei vari loro passaggi potremo eventualmente a settembre poterla ripristinare. Ci speriamo più per gli appassionati e per realmente per i comuni che ci avevano supportato. Vedremo, vedremo. Roby, la tua presenza di oggi a Motori a 360 gradi, che siamo su piattaforma Sky 228, è anche per lanciare un messaggio di solidarietà anche con gli altri organizzatori. Assolutamente sì, perché noi ci siamo resi conto sulla nostra pelle, noi, ripeto, siamo 4 appassionati che l'abbiamo fatto esclusivamente per dare e far rivivere una manifestazione che aveva ha un lustro, perché per il territorio e per la provincia di Brescia realmente una provincia così appassionata di motori era realmente una bella opportunità, e perdere questa opportunità è stato realmente, come ripeto, un colpo al cuore. E però vorrei essere presente proprio per dare solidarietà anche a tutti gli altri organizzatori che con passione vogliono realmente organizzare qualcosa per far rivivere, nel nostro caso, qualcosa di storico, però anche in ambito di altre manifestazioni poter far rivivere la passione dei motori, perché, ripeto, in Italia non viviamo di solo calcio, non viviamo di solo sport di massa, chiamiamoli così. Sfondi una porta aperta. Però io, Roby, so che tu, al di là del momento negativo, delle tue frustrazioni, non solo tue ma anche degli organizzatori, hai già un jolly da giocare a settembre. Sì, dobbiamo tentare di imbastire questa tela di rapporti che ci hanno dato solidarietà, perché anche a livello istituzionale ci è arrivata solidarietà, e questo ci ha fatto piacere, perché abbiamo capito che la strada intrapresa era quella corretta, ovvero prima ti interfacci con le amministrazioni, in primis come abbiamo fatto, quindi nei nostri casi comunali e provinciali, ti interfacci con quelli che sono tra virgolette, gli enti deputati, perché nel nostro caso è stato l'ACI, però potenzialmente sono anche altri gli enti che potrebbero supportare questi eventi, per poi arrivare a chi, tra virgolette, controlla il territorio. E quindi tramite questa rete è un network che abbiamo voluto veramente seguire, e è un percorso che abbiamo voluto seguire appositamente, perché a nostro avviso, se le cose vengono fatte in questo modo, potenzialmente tutte le manifestazioni possono essere fatte con serietà, nel rispetto delle regole e soprattutto nel rispetto della passione.
Una cosa fondamentale che, come hai enunciato tu prima, Roby, è sapere di avere l'appoggio di ACI Brescia e di ACI Italia. Questo è stato veramente un grande apporto, perché se inizialmente c'era stato, diciamo così, un solo pur parler per capire, e anche il discorso parate è molto nebuloso, perché chiamiamole sono manifestazioni che non sono agonistiche. Nell'ambito agonistico c'è una regolamentazione ben stabilita e quindi problematiche non ce ne sono. Nell'ambito delle parate non c'è questa chiarezza e quindi per noi è stato un grosso supporto sapere che sia la delegazione locale di Brescia che la ACI Roma erano invogliate a voler dare un percorso e un iter regolamentare che fosse, diciamo così, una traccia da seguire per tutti. Era nata dall'anno scorso, perché non ti nego che è nata dall'anno scorso questa circolare attuativa che, non dico imponeva, ma suggeriva, e a questo punto imponeva, partendo dal territorio bresciano, ma che può essere portato anche su altri territori, una sorta di regolamentazione da seguire, ovvero se tu parti dall'assenso con i comuni che devono essere al tuo fianco, la provincia che deve essere al tuo fianco, nel nostro caso perché la strada è in parte comunale ma in parte provinciale, quindi l'ente proprietario, ed è più che legittimo che debba essere coinvolto, per arrivare agli enti supremi di quello che sono il motorismo. Nel nostro caso abbiamo scelto, secondo me correttamente, perché l'ACI ha fondamentalmente, è ciò che è stato deputato dal CONI ad essere l'ente che muove l'ambito dei motori. Quindi è corretto rivolgersi agli enti deputati. Qui abbiamo un piccolo incidente di percorso della crescita. Assolutamente sì. E spero che la tua voglia, la tua passione di Roby Falla e di Comelli e di tantissimi altri personaggi che hanno fatto la storia del mondo delle quattro ruote storiche a Brescia sia solo un momento di riflessione. Crediamo nell'intelligenza delle persone, crediamo nell'intelligenza dell'uomo e sicuramente questi piccoli problemi, tra virgolette, potranno essere superati. Pubblicità. Nanni Nember, dal 1967, punto di riferimento a Brescia e provincia nel mondo delle quattro ruote. Una grande storia, fatta di passione, dedizione, professionalità e competenza per i marchi BMW e Mini. Non una semplice concessionaria, bensì un fornitore di servizi di mobilità a 360 gradi. Bene, amici di Motori a 360 gradi, avete visto che all'inizio abbiamo parlato del Rally di Sardegna e non poteva mancare il nostro testimone, il nostro padrone di casa, Fabio Fedi, direttore del Museo Mille Miglia, perché giustamente vuole mandare un messaggio di ringraziamento a chi ha creduto al Museo Mille Miglia, è venuto qua, ha fatto la presentazione
E poi, tra l'altro, siamo anche carismatici. Portiamo fortuna, Fabio. Volevo ringraziare soprattutto Gianluca, che ha avuto questo bellissimo risultato che ha fatto giù in, in Sardegna, e soprattutto il suo team, Pedrocchi, che lo ha sostenuto, che ha dimostrato di essere un professionista, e con lui a fine anno vorremmo fare anche quella famosa mostra di 10-12 macchine che vengano fatte alla storia dei rally, perché sai che il nostro presidente Vittorio Palazzani sui rally era un po' il suo pane quotidiano, e vogliamo ricordarci che lui di queste macchine ha vissuto la sua storia, e faremo una bella mostra importante coinvolgendo anche questi ragazzi. Credo che quello che hanno fatto in Sardegna sia da elogiare, perché vincere in un palcoscenico di persone che c'erano giù là, di macchine ufficiali, loro con un team che secondo me in alcuni casi è meglio dell'ufficiale, hanno dimostrato di avere un grande classe, un grande talento, e tanti complimenti a Pedrocchi per quello che ha fatto. Tu sai che devi salire in macchina con Gian Domenico Basso e provare una prova speciale. Io lo sai che con lui sono sempre aperto a tutto, qualche dolorino di pancia l'ho già avuto, ne approfitterò ancora, però sai, lui quando è impegnato a fare queste gare deve concentrarsi, non ha tempo per noi. Però mi sono visto i filmati un po' dalla Sardegna, dimostrato di competere con i campioni più forti. Tu, nel tuo DNA c'è il Lumezzane, essere di Lumezzane vuol dire Cirillo Gnutti. Ho visto anche che hai posto su Facebook che anche che al di là del momento sportivo c'è il momento industriale. Quanto fa un'azienda importante come la Cirillo Gnutti nell'economia non solo bresciana ma nazionale? Beh, o internazionale? Credo che i risultati che abbiano pubblicato nei giorni scorsi siano tra i migliori risultati di Brescia. Fare un fatturato e un consolidato in un momento del mercato dove la marginalità, è Ezio che è uno che gira il mondo, lo sa meglio di me, la marginalità è sempre più ridotta, fare quei numeri lì credo che abbiano fatto veramente un qualcosa di importante. Sono sicuro che nei prossimi anni, continuando gli investimenti che stanno facendo, sono obbligati a crescere sempre, e sono un'eccellenza di Brescia che va in giro per il mondo. Nona edizione Cirillo Gnutti. Con noi abbiamo il presidente Ezio Sala, che l'abbiamo lasciato anche... Quinta edizione. Si vede che il tempo per me... Caldo. Va troppo veloce. L'abbiamo incontrato in Toscana, tra l'altro stava lottando per un podio, poi errore di qualcuno nell'equipaggio, non facciamo nomi né cognomi, della moglie. Sarà meglio. Però lui... MP70, una rappresentanza importante sul territorio bresciano, che è accompagnato dal nuovo direttore sportivo Gianluca Cioffi. Allora Ezio, questa edizione ormai il countdown è partito, siamo alle ultime battute, penso che tra pochi giorni o forse sono già chiuse le iscrizioni. Stasera. Noi dal Museo Mille Miglia avremo il piacere e l'onore di essere presenti. Sì, siamo, come dicevi, appunto alla quinta edizione di questo trofeo Valli Bresciane, trofeo Memorial Gnutti Cirillo, e ci siamo prodigati proprio per creare una manifestazione che sia sotto l'aspetto tecnico che anche logistico sia di alta qualità. Ce la mettiamo sempre tutta per far sì che questo accada. Credo che abbiamo proprio provato per affinare un po' le ultime cose questo sabato il percorso. Devo dire che io non l'avevo ancora fatto e devo dire appunto che Gianluca, il nuovo direttore sportivo dell'MB70, e anche Maurizio Rampello, perché ha collaborato ancora con Gianluca, hanno fatto davvero un bel lavoro, perché ci sono delle... Cioè non è facile trovare sempre delle alternative pur restando nelle stesse valli, e trovare queste alternative che diano comunque qualcosa di nuovo, di un po' delle sensazioni nuove, paesaggi nuovi, e anche una gara molto guidata, perché veramente, ripeto, hanno trovato dei percorsi molto suggestivi e divertenti anche da guidare, diciamo. Per cui i concorrenti credo proprio che troveranno, insomma, molto soddisfacente questa edizione del Memorial Gnutti Cirillo.
Ecco, vogliamo parlare con Gianluca, che non è facile ereditare il testimone da un grande personaggio come Maurizio Rampello, che anche dietro le quinte quest'anno vi ha dato una grossa mano. Quali sono i paesaggi, i punti più belli di questa quinta edizione del Trofeo Ciro Dognotti? Innanzitutto buongiorno a tutti, un ringraziamento a Maurizio che mi ha accompagnato anche quest'anno e dato il suo contributo. I paesaggi sono, oltre al Museo Mille Miglia, che non è un paesaggio ma è una location stupenda, dal quale partiremo, ci porteremo verso il Botticino e già lì avremo un primo assaggio di panorama mozzafiato delle cave, per poi andare verso Gavardo sopra Zocco, i laghetti di Sovenigo con la visione del lago e quindi del golfo di fronte alle auto che percorreranno la strada verso Manerba, dove ci sono le solite prove, che è uno dei pochi punti, diciamo, fermi del trofeo, che è presso la birreria Avanzi, Brewery di Manerba, per poi ritornare verso la Valle Sabbia, salire verso Mura, fare il lago di Bongi, e ci sono pezzi, diciamo, scorci di paesaggio, credo poco percorsi da auto storiche di qualsiasi gara, che sia il Lumezzane, che sia l'Aido, perché ho avuto la fortuna insieme a Maurizio di trovare strade nuove. Passeremo e faremo il CO a Lumezzane e poi ridiscenderemo verso Brescia per tornare nella nostra casa, che è il museo. Ecco, Gianluca, quali sono le problematiche per un direttore sportivo organizzare un appuntamento così importante? Ricordiamo che questa gara, il Trofeo Ciro Dognotti, la quinta edizione, non ha nessuna validità nel campionato italiano, però le vetture che partiranno saranno sicuramente una piccola Mille Miglia. Sì, è una responsabilità importante cercare di fare un percorso che sia adeguato soprattutto la vettura anteguerra, perché personalmente ci tengo e ho un occhio di riguardo per queste auto, anche le altre, ma soprattutto per le anteguerra. Quindi, essendo comunque nelle valli, salite e discese ci sono, ma abbiamo cercato anche di mettere prove che non stressino freni e frizioni della macchina, che assolutamente non siano tirate, soprattutto le prove cronometrate inferiori ai 60-70 metri abbiano delle velocità di percorrenza umane e adeguate all'età della macchina. Per il resto cerchiamo di far divertire anche i navigatori con una guida e una navigazione abbastanza spinta. L'errore è dietro l'angolo, quindi bisogna stare attenti. Tempi morti non credo che ce ne saranno tantissimi, a parte il CO del pranzo, dove i concorrenti sosterranno al ristorante Rocca del Rovere per circa un'oretta, ma questo poi dipende dalla loro tempistica, e poi riproseguiranno verso altre mete. Alla fine quante prove saranno? Quanti controlli timbro ci saranno? Vogliamo ricordare gli orari? Allora, la partenza alle ore 10 della prima autovettura, ritornerà al Museo Mille Miglia alle 17.15. Abbiamo 65 prove cronometrate, che sono quelle che il regolamento del 2019 ci consente di fare per una giornata, più abbiamo aggiunto 5 prove fuori classifica, ma che fanno parte del trofeo Centri Porsche di Brescia, riservate a tutte le auto, che quindi porteranno a un totale di 70 prove cronometrate, e il numero 70 è identificativo della nostra scuderia MB70, e quindi fin dalla prima edizione l'abbiamo tenuto come marchio di fabbrica. I controlli timbro saranno 2, e altro direi che
Non c'è da dire, perché sennò svegliamo troppo. No, l'altro lo vedremo durante la nostra puntata di motori a 360 gradi. E voglio chiudere questa presentazione con l'amico Fabio Fedi. C'è sempre un denominatore comune, l'amico Attilio Camozzi. Sì, fra l'altro loro quando sono partiti 5 anni fa, sembrava di essere partiti così casualmente, sono già arrivati a 5 anni e ogni anno in più hanno sempre fatto dei miglioramenti, e hanno sempre aumentato i partenti e hanno sempre aumentato le prove. Io 2 anni fa l'ho seguita tutta e abbiamo fatto delle bellissime prove in Valle Sabbia, in posti. Quello che a loro c'è da dirgli, che rispetto a tanti altri, loro hanno veramente delle belle strade. Poi ci sarà qualcuno che si lamenta perché era, ma però portano di quelli posti dove nessuno ci è mai andato, perché sennò è sempre la Francia corta e la bassa, sono sempre quelli, hanno fatto qualcosa di nuovo. Quindi il percorso che loro tutti gli anni vanno a individuare è veramente qualcosa di più rispetto a quello che viene fatto nelle solite tradizionali gare che fanno lungo lago, piuttosto che qui vai a vedere dei posti dove veramente vedi la natura, il green, i paesi del tempo, quindi ti rispecchi un po' in quello che è l'annata anche della macchina, del valore della macchina. Fabio, io so che tu sei legato molto alla famiglia Cirillo Agnotti. Vorrei giustamente spendere anche, perché sono il main sponsor, sono quelli che... loro sono main sponsor e sono anche soci fondatori del Museo Mille Miglia, quindi diciamo è un po' la loro festa, quella che viene fatta. Noi, io come museo li ringrazio, perché ogni iniziativa che facciamo li ho coinvolti anche in Coppa d'Oro Dolomiti e sono sponsor anche sulla Coppa d'Oro, perché vogliono portare il loro marchio anche in posti dove magari sono meno presenti. Credo che per loro siano un aiuto, perché fare queste gare sicuramente costa tempo, denaro e fatiche, avere anche questi che gli danno una mano, credo che anche per loro sia un fattore positivo. Credo anche che durante questi anni li abbia aiutati anche a crescere a livello proprio di gara, perché sai, fare queste gare, tutti dicono, poi quando devi farle ci sono tempo, costi e tutto quello che ci va dietro, quindi ben vengano. Io con loro ho anche un affetto, che oltre a essere questo sono anche degli amici, e quando noi facciamo l'iniziativa al museo, Giuliano e Giordano non si tirano mai indietro. Io so che il Presidente vuole aggiungere qualcosa. Sì, volevo anch'io appunto ringraziare la famiglia Agnotti e sottolineare anche il passaggio da Lumezzane, insomma non è casuale, proprio per ricordare anche le nostre origini e la famiglia appunto Agnotti. È stato più volte anche nelle versioni precedenti segnalato il fatto appunto anche dall'amministrazione comunale, insomma la volontà di fare almeno questo CIO che segni un po' il passaggio appunto da Lumezzane. Sicuramente quello che ha detto Fabio è proprio vero, perché la famiglia è sempre stata molto vicina, ha voluto fortemente questo evento, e per noi è sempre stato un piacere, e ci siamo sempre trovati molto bene anche con i titolari, e ci siamo sempre così confrontati in modo costruttivo, e devo dire che i risultati insomma sono anche venuti, ecco. Io penso che con questa edizione potremo, l'MB70 potrà offrire una manifestazione piacevole, e sia sotto l'aspetto tecnico che anche logistico, e quello che diciamo la manifestazione offre. Anche il buffet è di qualità, perché ci sarà lo chef Bresciani della Cascina San Zago, insomma abbiamo cercato di fare le cose come del resto le altre edizioni fatte bene. Gli sponsor, ci sono altri sponsor che vorrei menzionare, che certo, è la gioielleria Calvagna, che è sempre molto attenta e ci sostiene anche a loro parecchio con la Polpico quest'anno, che ci sono dei premi, ecco, volevo fare anche un cenno ai premi, perché ce ne sono veramente tanti e abbiamo cercato di qualità veramente molto belli, e abbiamo cercato anche di non farli appunto cumulabili, proprio perché vogliamo premiare insomma più tante persone possibile, perché i premi sono belli e farà piacere riceverli. E inoltre c'è anche la Mobil 1, anche loro ci accompagnano sempre, il centro Porsche Brescia, che ci fornirà le auto e il supporto diciamo
per quanto riguarda appunto le vetture che useremo in gara, l'organizzazione e anche appunto avanzi che ha menzionato prima Luca. Questi sono i principali, ma poi ce ne sono tantissimi che diciamo collaborano col gruppo Gnutti e che hanno voluto essere presenti anche loro a sostegno di questa nostra manifestazione. Presidente, ci mancherà una figura femminile importante, l'amica Simona Tirè. Sì, Simona purtroppo con molto, insomma, ci ha detto un po' a tutti noi con dispiacere, è riuscita a venire alla presentazione, però purtroppo per impegni che abbiamo di in onda politici non riesce a essere con noi. Lei è sempre molto carina e gentile, perché viene sempre con molto piacere e lo manifesta molto apertamente questo. Purtroppo quest'anno non riuscirà ad esserci questo sabato. Ci sarà una sua degna sostituta, però lei purtroppo quest'anno non ci sarà. Fabio, nella dinamica della famiglia Cirillo Gnutti è bello anche l'avvicendarsi, la guerra, tra virgolette, del cronometro. Vabbè, loro, ma quello che volevo dire prima, che io che bazzico un po' anche la loro azienda, vedo proprio che anche all'interno tra di loro, i loro fornitori, si è innescata questa gara che fanno, e quindi tutti che hanno voglia di venire. E un'altra cosa che voglio dire, che anche se non è una gara valida per nessun campionato, non ha niente da invidiare agli altri campionati come percorso, come ospitalità e come premi. Io di gare ne ho viste a migliaia, ma premi di qualità belli come quelli che danno loro qua, io ne ho visti veramente molto pochi, perché loro danno dei premi che veramente sono duraturi nel tempo. Un oggetto che tu porti a casa te lo puoi tenere perché veramente è importante, di qualità. Bene, concludiamo con le parole del direttore del Museo Mille Miglia, Fabio Fedi, che ci ha voluto fortemente essere presenti all'interno di questo bellissimo appuntamento, quinto appuntamento del Trofeo Cirillo Gnutti, perché Motori a 360 gradi è legato alla famiglia Gnutti, è legato al territorio bresciano e nella specificità di Lumezzane. Grazie direttore di averci coinvolto anche per questa edizione, grazie al presidente Maurizio Sala e al nuovo direttore Gianluca Cioffi. Bisogna dire grazie a loro che il giorno dopo che finiscono questa gara sono già in moto per fare quella dell'anno dopo, perché mettere assieme tutto quello che fanno, dove vanno e passano, credo che abbiano bisogno di tanto tempo, di tanto sacrificio da dedicare. E questo nel DNA della famiglia Attilio Camozzi. Noi seguiremo questo appuntamento, grazie al supporto del Museo Mille Miglia. L'appuntamento è la settimana prossima, vi faremo vedere le spettacolarità delle prove speciali, che al di là del prodotto cronometrico, come ha detto il direttore sportivo Gianluca Cioffi, è sicuramente uno spettacolo far mettere su Sky la brescianità. Noi ci vediamo fra 15 giorni, sempre al Museo Mille Miglia. Grazie e buonanotte.